Un applauso per Raffaella. Ci siamo ritrovati al Laboratorio delle Arti a Via Torrione, un intervento molto significativo. Raffaella è lo specchio della nostra lista. Raffaella è una mamma, Raffaella è una persona che lavora, Raffaella è una persona che ha progetti, Raffaella è una persona che vuole fare futuro, Raffaella è una persona della nostra lista. Io ti lascio la parola, grazie Raffaella. Grazie. Allora, buonasera a tutti, finalmente siamo qui a Cappella. Io sono molto contenta e emozionata come al Laboratorio delle Arti. Molti di voi mi hanno detto come eri emozionata, ma emozionata sì, ma sicuramente pronta ad agire. Quindi l'emozione perché le cose in cui, che vorrei fare, le cose che ho pensato, sono cose che veramente sento e quindi non si può non essere emozionati di fronte a un futuro che deve venire, un futuro bellissimo. Mia figlia ieri sera, prima di addormentarsi, mi ha detto: mamma, ma è vero che tra qualche giorno il nostro paese diventerà come quello che è in questo quadernino? E io ho detto: certo che è vero, però dobbiamo fare una cosa proprio bella, deve vincere fare futuro. E quindi dobbiamo veramente impegnarci tutti quanti noi a far sì che questo possa avvenire, la vincita di fare futuro. Sì, io sono una moglie, sono una mamma, ma sono anche un'insegnante e a questa cosa ci tengo proprio, perché è un lavoro che ho scelto da piccola, mi sono impegnata per questo e è un lavoro che mi ha dato esperienza, mi ha dato competenza, ma soprattutto mi ha messo in contatto con i bambini, con i giovani, ma anche con i genitori, con le famiglie. E nell'insegnare, nel trasmettere loro dei contenuti, nello stare vicino a loro, io ho letto in ognuno di voi, cioè in ogni bambino, in ogni giovane, in ogni papà, in ogni mamma, che cosa? Un desiderio grande di far realizzare i propri figli, di vedere per loro un futuro bello, un futuro dove ogni bambino si possa realizzare e soprattutto fare quello per cui ha studiato, ha lavorato, quello che piace, quello che rende felici. E allora io vi invito a fare una cosa. Allora, a guardare in avanti, dove c'è tutto da scoprire. Ora, nel momento in cui si comincia un percorso, si ha paura. Ma la paura più grande vi deve venire se restate fermi. Fermi ad aspettare. Ad aspettare qualcuno che faccia per voi. E io su questo aspetto ci tengo tantissimo. Allora, non guardare il passato per quello che c'è stato, perché l'esperienza aiuta ad andare avanti. Ma non guardare di qua, non guardare di là, non ascoltare chi dice che ha cose belle per voi, cose importanti. Le feste vanno bene, il folklore va bene, perché fare festa, fare folklore significa recuperare quello che la tradizione ci ha lasciati. Il ballo, il canto, il teatro, sono tutte forme bellissime di arte e di cultura, ma vanno fatte in un certo modo. Perché quando, dopo la serata bella dove tutti siete contenti, quando andate a letto, vi rimarrà certo l'allegria di aver trascorso una bella serata nelle nostre piazze, nelle nostre strade. Ma il giorno dopo, quando vi sveglierete, resteranno i problemi di sempre. Quali sono questi problemi? I problemi che bisogna affrontare tutti i giorni. Allora, per me centrale è la scuola, la cultura e la conoscenza. Questa cosa la voglio dire proprio forte e ci dovete credere anche voi, perché soltanto con la conoscenza, solo con la cultura, i bambini possono vedere oltre. Possono andare al di là di Cappella, possono andare oltre e ritornare più pronti, più preparati per far risollevare il nostro paese. Non dovete restare fermi ad aspettare, e qui ci siamo noi a darvi una mano. Per me la scuola è centrale e nelle mie intenzioni, nella mia progettualità avrà sempre il primo posto. E come si deve fare? Allora, la scuola è centrale, ma deve camminare insieme all'amministrazione comunale. Quindi ascoltare le esigenze
al basso. E allora realizzare dei progetti in cui i bambini sono protagonisti, realizzare dei progetti, pensare a delle cose dove gli ambienti possono essere più stimolanti, sempre per ritornare al solito discorso che senza la cultura non si va da nessuna parte. Se un bambino è preparato, se un bambino è pronto, si sente forte di parlare con gli altri, di confrontarsi, e diventerà un bambino, un uomo civile, rispettoso del posto, dell'ambiente in cui vive. E allora, l'emozione ci sta sempre, quella non mi abbandona mai, perché ci credo veramente. Proprio oggi pomeriggio, passando appunto per le strade di Cappella e anche nei giorni precedenti, dove ho camminato tanto e sono entrato anche giustamente nelle vostre case, e dove ho conosciuto veramente tante realtà e tante identità, che io sapevo forse perché lette sui libri, perché i miei studi mi hanno portato anche, diciamo, a conoscere l'identità anche di questi posti. Però è tutt'altra cosa quando si ascoltano veramente le persone e si sa quello di cui hanno bisogno. E diceva un ragazzo per strada, dice, sì, io ti ho ascoltato la parola delle arti, ti ho visto emozionato, ma perché tu dicevi proprio la verità. E questo è. E allora, Gabriele, diciamo, il mio compagno di viaggio, ha detto molto, diciamo, di quello che è nel nostro programma. Ha parlato dei giardini di Dedalo, bellissimi, fantastici, da prendere proprio, da organizzare e renderli a misura di bambino. E quindi ci rimane solo da fare adesso, da fare quello che abbiamo pensato, che abbiamo messo qui nel nostro programma. Ha parlato appunto dell'area dismessa di Miniscola e lì sarà un altro capolavoro. Lì un altro posto a misura di bambino, dove i bambini saranno felici di stare insieme agli altri, di fare e produrre, non solo di leggere sui libri. E questa è la cultura, non quella del sapere di leggere sui libri, ma fare e sperimentare. Quindi il nostro impegno è di creare ambienti in cui il bambino, il giovane, è protagonista di se stesso, del proprio sapere, e a sua volta poi, una volta fruito di questo sapere, lo deve saperlo riprodurre. Forse sono parole un po' difficili, perché, ma nella concretezza il risultato sarà quello di avere una nuova generazione. Dunque basta ascoltare quelli che ci vendono i venditori di fumo. Noi non ci fermiamo solo alle feste, le feste verranno, ma la cosa importante è fare cose concrete che restano nel tempo. Ora, io vorrei parlare di una persona che ho conosciuto personalmente e che per me è veramente la figura, diciamo, importante. Molti l'hanno scomodato e a me un po' anche mi dispiace farlo stasera, però diciamo, nelle cose che un giorno mi raccontò, nelle cose lette, io ho capito una cosa che è veramente fondamentale, che è bello stare nel posto in cui si vive, non rinnegarlo mai. Io sono di Cappella, sono figlia di Cappella, mio papà è cregnato, è cresciuto qui, la mia mamma di Cappella, di Via Olimpico, ma ormai non ci sono più differenze, vero Rocco? Tra Cappella di Bacoli, Cappella di Monte di Procida, siamo tutti uniti insieme. C'è il Monte di Procida, il monte è fatto anche non solo della cima, ma anche della valle, è tutt'uno. Questo lo insegno ai miei bambini, no? Nelle lezioni di geografia. La montagna è fatta di cima, di pendii, di valle. È tutto importante, e questo dobbiamo recuperare. Dobbiamo recuperare il senso dello stare insieme, del confronto. E allora noi, nel nostro programma, faccio un attimo metto in evidenza un aspetto diverso. Le strade di Cappella, le strade, gli ottoli interni, i gradoni, devono diventare di nuovo percorribili. Devono essere tenuti, puliti quotidianamente per permettere queste passeggiate interne che ci permettono di salire e scendere da Cappella a Monte di Procida, da Monte di Procida a Cappella, e godere dell'ambiente che ci circonda, che è un ambiente sano, pulito, dove c'è una vegetazione ricca, che non dobbiamo dimenticare, c'è, e le dobbiamo godere.
Tornando al discorso di prima, finisco subito perché non mi voglio annoiare. Allora scomodo questa persona che appunto mi ha fatto capire l'importanza di abitare qui a Cappella, Michele Sorrente. Ho incontrato Michele sul treno tanti anni fa quando andavo all'università. Stavo leggendo un libro e lui mi ha chiesto: che studi fai? Studio sociologia. Di dove sei? Sono di Bacoli. Dico: ah, di Bacoli dove? Di Bacoli, Cappella. Ah, ma tu devi dire Cappella, devi essere fiera di dire che sei di Cappella. E quindi da quel momento in cui ho capito che Cappella ha una centralità nel tutto, nei campi flegrei, e la dobbiamo recuperare, per cui dobbiamo prepararci a questo, per uscire fuori, dobbiamo essere pronti, e solo con la scuola questa cosa si può fare, solo recuperando quel patrimonio che anche Michele ci ha lasciato. Abbiamo un fondo librario di 6.000 libri che forse nessuno conosce, vengono da lontano, adesso ci sono persone che arrivano per conoscerlo, perché il patrimonio letterario, culturale, la cultura è quello che ci porta fuori, ci fa preservare le radici, ci fa conservare quello che noi possediamo, ma nello stesso tempo ci dà la forza di andare fuori e raccontare quello che abbiamo. E quindi è una cosa a cui veramente credo tantissimo, una vicinanza tra scuola, amministrazione comunale, per creare dei progetti insieme finalizzati al bene comune, alla formazione dei più piccoli, alla formazione dei grandi, per permettere loro poi di andare fuori e sentirsi forti per affrontare il proprio futuro e quindi recuperare quello che appunto ne ci ha dato, recuperare e valorizzare tutto questo, e quindi perché no creare dei progetti all'interno della scuola per riconoscere anche questo patrimonio, per riconoscere il valore della biblioteca di Michele Sorrente, per dare loro la possibilità di capire quello che poi c'è dietro la cultura. E allora, chiudo con una citazione che è fatta anche al Laboratorio delle Arti, perché è proprio bello. Allora, l'unica cosa, adesso non la leggo, per cui la dico a modo mio, ora l'unica cosa che ci resta da fare è credere nei nostri sogni, che sono sogni belli, sogni che ci portano lontano ma che ci fanno ritornare qui indietro. E allora io vi chiedo di sostenerci, perché questo progetto futuro, questo progetto presente, questo progetto futuro si possa realizzare. Quindi credo in fare futuro e chiedo anche a voi di crederci. Votiamo fare futuro. Grazie.